quei famosi 10 giorni. In quei famosi 10 giorni io ho avuto veramente la fortuna e il piacere di conoscere la tifoseria del Nardò-Calcio. Perché? Praticamente si è passati da non so quale forma di terrorismo si potesse pensare, terrorismo sportivo, si potesse andare a pensare, si è passato a una forma di collaborazione dove i tifosi hanno superato di gran lunga quello che era il proprio dovere. E su questo devo dire grazie, e sarà una cosa che non dimenticherò, perché sono quelle cose che poi ti segnano nella vita, che non è soltanto una questione sportiva. E da lì ho avuto il piacere di conoscere anche Michele e qualche altro amico, ma senza fare nomi, senza poi creare torti ad altri. Non è il caso. Non so se è stata soltanto passione per il Nardò-Calcio, ma ho visto uomini che nel momento del bisogno hanno creduto nel progetto, ecco poi la soddisfazione da parte della società, hanno creduto nella società e hanno dato una grande mano. E non stiamo qua a parlare di come hanno fatto a dare la mano, perché potrebbe essere anche antipatico nei confronti di chi l'ha fatto. Non è il mio ringraziamento, è un riconoscimento, è un segnale di stima che ho nei confronti dei tifosi. E premesso questo, durante il campionato può succedere di tutto, perché poi ognuno farà il suo dovere, la società il suo, i calciatori il proprio dovere, i tifosi la loro parte. Potrà succedere sicuramente che la società potrà succedere. Mi auguro che succeda anche sotto una forma di input, di sprono, verrà attaccata ai tifosi. Questo a prescindere, potrebbe succedere per qualsiasi cosa, questo a prescindere certamente non andrà ad intaccare quello che è la stima che io ho nei confronti di alcuni dei tifosi, perché certamente non potevano essere tutti quanti presenti, di alcuni dei tifosi che in quei giorni erano insieme alla società a risolvere il problema che è stata l'iscrizione al Nardò-Calcio, che abbiamo tranquillamente e brillantemente superato. Poi la società ha provveduto a tutto quello che era il suo bene, però ripeto, questa era una cosa che io ci tenevo a dirla, ma ci tenevo davvero sotto aspetto personale. Ma comunque il mio pensiero è il pensiero poi del presidente e di Leonardo. Ci sembra di vedere altre. Per rispondere a quello che dice Michele, che poi credo che sia la domanda ricorrente e il quesito a cui oggi vorremmo rispondere per avere una certezza. Noi la prima cosa che ci stiamo preoccupando, che ci siamo preoccupati, è quella di dare una tranquillità e una serenità e, se possibile, anche una trasparenza alla società. Noi stiamo qua per fare il nostro dovere. L'impegno era arduo e tutti quanti voi conoscevate. Nonostante ciò non ci ha spaventato e non ci spaventa. Il nostro programma, ripeto, e abbiamo già dato modo, è iniziato, durerà 3 anni. Mi chiedo, e se le condizioni, se come dire, il futuro sarà com'è quello in questo momento, vi posso garantire che saranno 3 anni tranquilli. Questo ve lo posso garantire. Per quanto riguarda con la squadra, poi vabbè, questo è un altro discorso, poi ne parleremo pure con Toni, però per quanto riguarda la società ci saranno 3 anni di tranquillità. Questo lo posso garantire. 3 anni di tranquillità. Tranquilli lo posso garantire, punto. È l'unica certezza che al momento vi posso dare. Il resto possiamo valutare. Altre domande? Via. Dai. Se ci saranno altri soci, a quanto pare abbiamo visto che c'è stato qualcuno che si è avvicinato a questo tema. Allora, io sono stato credo molto chiaro, ma eventualmente non sono stato chiaro, lo ripeto. La società a livello del SD Nardò-Calcio è formata dal presidente Macan Diabate e dal vicepresidente Sandro Maneri. C'è il posto di controllo, non è che per forza di cose dobbiamo essere in 3, possiamo essere anche in 33, non è quello il problema, ma vi posso garantire che al momento non c'è nessuna adesione di qualsiasi personaggio o politico di Nardò che voi pensiate, nessuno ha fatto l'adesione ad entrare nella società, sono tutti degli amici che hanno contribuito
in modi diversi, non per forza in modo economico, ma assolutamente, anzi, in tanti altri modi, perché quando si vuole contribuire a una società c'è tanti modi per contribuire, chi con l'esperienza, chi con qualche consulenza, chi con qualche altro aspetto legale e non. Qualche politico ci ha dato una mano, ma nessuno di questi nostri amici ha intenzione di entrare in società. L'uscita di Mirarco? L'uscita di Mirarco. Allora, praticamente vorrei non rispondere, perché poi non è elegante parlare di amici che non sono presenti, però l'unica cosa che posso pensare, è che molto probabilmente Mirarco, e di questo forse ne ha dato prova, già in tempi non sospetti non ha creduto in questo progetto. Punto. Che... chi sei tu? Lui lo conosco, tu no? Quotidiano, perfetto. Com'è? Ah, con te ho parlato ora? Ah, perfetto. Com'è che ti sei trovato in Mirarco? Ah, bella domanda. Abbiamo tempo? Sì, lo dobbiamo fare. No. Perché ho trovato una donna? Intanto io, ripeto, oltre che al discorso dell'associazione Argo Calcio, ho un rapporto di collaborazione con il dottor Ranieri. Collaboriamo in quello che in altri settori, in modi produttivi. La passione per il calcio del dottor Ranieri e la presenza anche all'interno del gruppo dell'ingegnere Mirarco ha fatto sì che anche io venissi coinvolto in quello che sta sviscerando la passione per il calcio nella mia spagnola. Quindi mi sono trovato coinvolto, perché poi tu sai, nei momenti di difficoltà forse è più facile essere preso e coinvolto. E infatti in quei momenti un po' critici della passata gestione, siccome noi comunque avevamo un unico ufficio dove si parlava di peperoni e di calcio, non potevi fare a meno di sentire parlare di calcio. Questo ha portato a cercare di dare una mano, ma anche poi si è tradotto in un interesse diretto e reale. Pronti? Appurato che quindi sarà un campionato autonomo tranquillo, però l'obiettivo per questo campionato è la salvezza. Guarda, su quello che è le prospettive della società è molto semplice, è molto facile parlare, perché quello è un aspetto economico, 2 più 2 fa 4 e non ci scappi. Per quanto riguarda i risultati, per quello che si predice l'aspetto tecnico, diciamo, intanto dovrebbe dare la risposta al campo. Sulla carta noi avremmo fatto, a detta di tutti, a detta dal dove sta Michele, a detta dai tifosi, è una squadra che può togliersi delle soddisfazioni, però è sempre il campo, sarà il campo il giudice. Possiamo promettere che se, intanto comunque vorrei dire, poi ripeto, eventualmente c'è qualche domanda da fare a Toni, che è qua apposta, che comunque la squadra non è completa, sicuramente Toni, correggimi se sbaglio, ci sarà qualche, non lo so, si chiamano tagli, è brutto però, qualche uscita e qualche altra nuova entrata. Ancora non è definito tutto quanto l'organigramma, però se noi a gennaio, a dicembre ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di un ulteriore intervento per dare quella tranquillità che ci siamo prefissi come primo anno, siamo pronti a intervenire. Domanda a Toni, domanda un po' tecnica, no? Cioè, con quale criterio è stata fatta questa campagna acquistica? Abbiamo visto argentini, abbiamo visto un po'... No, più che argentini, italiani, quali... Diciamo, la teoria con cui è stata composta la squadra, o perlomeno l'ossatura diciamo, importante della squadra, è stata quella di portare a Roma prima uomini e poi calciatori. Perché questa squadra, riflettendo di quest'anno, si avvale di 8 ex capitani che c'erano l'anno scorso, che 8
quest'anno sono ex capitani delle squadre per cui militavano la nazionale. Grandi professionisti. Quindi era, diciamo, la teoria è stata utilizzata, è stata quella prima di portare gente che avesse esperienza di questo campionato, perché noi affronteremo un campionato difficilissimo con tantissime difficoltà, tante squadre blasonate, tante piazze che hanno speso, secondo me, oltremodo rispetto anche alla categoria, che non ci scordiamo ancora, è dilettantistica. E quindi la principale prerogativa era quella di portare prima uomini anche nel parco under e poi calciatori. Penso, diciamo, che almeno in questo intento siamo riusciti, perché comunque la squadra sotto il livello della maturità, della professionalità risponde abbastanza bene, siamo abbastanza contenti. Naturalmente, facendo il mercato, diciamo, in 48 ore, perché poi è vero che c'era un lavoro dietro di già un mesetto già avviato, però, diciamo, tesserando i giocatori in 48 ore c'è stato un piccolo terremoto, perché non è, vi assicuro che non è per niente facile, non ci siamo chiusi 48 ore per questa città. E naturalmente un terremoto poi porta come conseguenze delle piccole scosse di assestamento, perché giustamente qualche cosa si può sbagliare, qualche cosa, almeno al nostro modo di vedere, a nostro avviso, come vediamo noi il calcio in questa squadra, insomma, perché la viviamo anche all'interno dello spogliatoio. Ci può essere qualche piccola scossa di assestamento, bisognerebbe forse rivedere qualche cosa, però c'è tutto il tempo, ancora ci sono 17 giorni, ci sono 4 partite, vediamo, insomma, anche la risposta che la squadra nel campo, soprattutto, diciamo, nelle partite ufficiali, perché alla fine la Coppa Italia la vedo un po' anche come campionato d'agosto, partite migliori d'agosto, insomma, non la vedo, non è un grandissimo banco di prova. Vediamo che succede già da domani e ce le vogliamo di conseguenza. Quindi c'è qualcuno deluso nello spogliatoio? No, deluso no. Diciamo portando un po' scontato, forse no, la parola giusta, no, diciamo che portando appunto dei giocatori di valenza almeno caratteriale importante, può succedere che qualche calciatore che stia giocando di meno, che stia vedendo magari che ha meno possibilità di giocare rispetto a altri, almeno al loro modo di vedere la cosa, possa aver un po' non creato problemi, perché non ha creato problemi. Ma diciamo che siamo pronti, voglio dire, nessuno è sostituibile, il mercato ha ancora una rosa di calciatori importantissimi che vengono anche da professionisti, da squadre importanti che si vendicano lo scorso, quindi ci faremo trovare pronti nell'eventualità ci dovesse essere qualcuno che ci chieda di andare via o nell'eventualità in cui noi pensiamo di dover apportare qualche altra modifica. Domani gioca Chietà? Chietà e Pinari sono stati tesserati oggi. Pinari è disponibile per giocare già da domani. Chietà, a differenza di Pinari, essendo un giocatore extracomunitario, ha bisogno dell'avallo della Lega Nazionale del Tacchi. Cioè, è stato fatto il tesseramento in prestito dalla Zanese, è stato già spedito, però ha bisogno della conferma da parte della Lega, insomma, anche se tutti i documenti sono a posto, per una forma di sicurezza maggiore nostra vogliamo evitare di almeno domani. Domani Sgobba sarà in panchina? Non si domani Sgobba sarà in panchina? E credo che anche il mister dovrà avere un altro giorno di pazienza, perché il nostro commercialista rientrerà domani, lunedì, e quindi siccome c'è il discorso del contratto professionistico, allora pure qua per cercare di andare cauti e non sbagliare aspettiamo i professionisti a risolvere questo problema. È soltanto una questione tecnica, non tecnica di campo, ma tecnica. Il mister comunque ha firmato assolutamente questo quanto, però diciamo per che purtroppo poi le nostre carte, tutti i nostri trattamenti ce li ha un commercialista di nostra fiducia, quindi non possiamo neanche avvalerci di un'altra è giusto così, è il periodo in cui tutti stanno in ferie, ma gli altri due ferie che hanno da noi cosa possiamo fare. Il fatto che molti giocatori siano di fuori sede non ha inciso un po' di più sulle spese? Non tanto, perché ringraziando Dio abbiamo la fortuna di avere una persona che si dà parecchio da fare e nel,
diciamo, nel creare le basi, le fondamenta di questa nuova stagione, noi abbiamo incluso due importantissimi contratti. Uno con un residence che, in cui in pratica noi avremo anche la possibilità di poter fare i ritiri il sabato quando siamo in sede, lo console, di mangiare, di organizzarci noi per quanto riguarda il vitto e l'alloggio, e quindi diciamo con i soldi che abbiamo speso, grandi sforzi, con la metà siamo riusciti a recuperare tutta questa spesa. Con quello che potrebbe essere poi l'obiettivo principale, che è importante andare a risparmiare in modo da avere poi la possibilità di quei soldi che vengono reinvestiti in altri settori o in campo, ma la cosa più importante era cercare poi di fare gruppo, di avere i ragazzi, di averli tutti quanti in un posto, molto bello, in un villaggio, quindi dove poi insieme possono stare a fare cenare, abitare, fare gruppo. Quello, scusa un po'. L'altro contratto che è stato chiuso è stato con il campo sportivo del Tulipano, in cui già si sta allenando, sta facendo la preparazione la Juniores, in cui diciamo da ottobre, penso fine settembre, inizio di ottobre, con l'arrivo delle piogge, insomma, si sposterà la prima squadra per tutti gli allenamenti. Sponsorizzazioni ce ne sono? Sponsorizzazioni, noi diciamo che come società siamo partiti molto in ritardo, e quando siamo partiti c'è stato qualche handicap, fra cui c'è stato l'handicap dell'organizzazione anche sotto l'aspetto degli sponsor. Abbiamo ripreso alla grande i contatti con quelli che erano i responsabili dell'anno scorso, qua con noi è presente Antonio, ma anche Antonio Stapane, quindi abbiamo ricominciato il lavoro, abbiamo parlato anche con l'amministrazione, anche sotto l'aspetto dell'abbonamento, perché leggevo in qualche posto, su qualche sito, che c'era un po' di preoccupazione per il motivo per cui, per la quale non erano stati fatti gli abbonamenti. Gli abbonamenti non sono stati fatti perché si è pensato di correre a cercare di tamponare, e abbiamo fatto qualche piccolo errore, fra cui l'errore di non riuscire a fare gli abbonamenti, però stiamo cercando di recuperare su tutto. E quindi anche gli abbonamenti che fanno parte di quelle entrate che potrebbero permettere di organizzarlo prima, li abbiamo un po' trascurati dando precedenza ad altri, facendo dei piccoli errori, dove stiamo recuperando con le sponsorizzazioni, con gli amici e con, per quanto riguarda quelle altre cose, sta avendo i toni con Toto Giovanna. Sando, che rapporti siete con l'amministrazione comunale di Antonio? Allora, l'amministrazione comunale, questa è una grande città, questa è una grande città e da una grande tradizione calcistica. Io sono stato preso anche dal fatto che ho detto, se c'è una grande città e una grande tradizione calcistica, ci sarà una grande amministrazione che avrà un grande interesse nei confronti della società. Questo ha creato un po' dei problemi, ma a me personalmente, perché nonostante faccia l'amministratore nel comune di Copertino, e quindi so tutti i problemi che le amministrazioni locali oggi hanno nel dare delle sponsorizzazioni, dei patrocini, dei contributi, perché è molto molto difficile, anzi arrivo a dire che è vietato e che si potrebbe incorrere in sanzioni, vabbè, ma andiamo a entrare a tema di importanza. Però quell'entusiasmo che ho percepito nei tifosi, che ho percepito andando in giro per Nardò, pensavo, sai, mi apro tutte le porte, anche le porte dell'amministrazione. Non è stato così. Questo ci ha portati a non avere subito quel rapporto franco e ha creato un blackout. Ho ripreso. Nel momento in cui abbiamo superato lo scoglio dell'iscrizione della squadra e quando la squadra è partita in ritiro e quindi abbiamo avuto un po' di tranquillità, ho ripreso i rapporti personalmente, perché prima non erano rapporti diretti, ho ripreso personalmente il rapporto con il sindaco. E vi posso fare una confidenza.
il sindaco è disponibile a cercare di dare una mano, e non è disponibile, anzi sicuramente sarà disponibile a dare una mano per quello che è possibile come amministrazione, ma anche credo privatamente per quello che può fare. Ripeto, quando parlo del sindaco però vorrei chiarire, parlo dell'amministrazione, il sindaco come mi ha fatto un appunto e io su questo ho dovuto alzare le mani. Ecco perché si era creato quel blackout che non riuscivamo a dialogare, nonostante ciò che io Marcello, il sindaco, lo conosco da 30 anni. Qual è stato l'appunto che non ha fatto da sindaco? E io ho dovuto incassare e l'ho apprezzato. Lui dice, noi ci impegniamo con tutti quelli che sono i mezzi, sia amministrativi che non, ma anche personali, perché poi a cercare di apportare il più possibile alla squadra, tenendo presente sempre che la spending review, Mario Monti, bla bla bla, limitano determinati processi, determinate contribuzioni, determinate sponsorizzazioni, le limito, anzi le vietano categoricamente. E qualsiasi cosa un'amministrazione comunale faccia dovrebbe essere onerosa, quindi a favore dell'amministrazione. Comunque, nonostante ciò, lui mi dice, Sandro, noi come amministrazione ci rimpegniamo, anche perché non posso e non possiamo dire che l'anno scorso non ci sia stato l'impegno dell'amministrazione. Non posso, cioè noi vogliamo impegnarci, però nel momento in cui non ci impegniamo e il nostro impegno servirà praticamente a niente, visto che dietro può non esserci una società, che facciamo? A quel punto io sono rimasto d'accordo con Marcello Lisi che in questa settimana con il sindaco noi ci vediamo, gli prospettiamo tutto quello che è il programma, il progetto della nostra società, gli prospettiamo nel momento in cui li si sentirà, ma questa è una forma di garanzia che lui ha voluto, ma non per voi, io credo l'abbia chiesto proprio per il Nardò. E io su questo voglio apprezzare, nel momento in cui lui, noi ci renderemo conto, lui mi ha garantito che ritorneremo tranquillamente a collaborare insieme. Questo è quello che io vi posso dire, questa è l'ufficialità. Fanno meno male, non visto di qua per i momenti. No, non possiamo poi prendere le parti di facciata. Quelle facciamo noi le domande. Facciamo un'altra conferenza stampa insieme all'amministrazione. Ma no, la conferenza stampa con lui deve fare, poi di cui io l'amministrazione dove vai spingere. Insieme all'amministrazione. Perché io non sono... dici che abbiamo vogliato un parrocinio sui manifesti di Pagliare, pur di manifesti? Perché non dici che un campo sta staccato a Spezia e Stespia, sta autorizzato noi per una questione di decenza? Perché non dite queste cose qua? Perché non dici che quando noi diciamo cercavamo 1.000 euro, facevamo la fideiussione, il sindaco andava rispondeva a tutti con un messaggio prestabilito? Io non posso fare niente. Chi ha mai chiesto al sindaco i soldi comunali per la gestione della squadra? Nessuno. Ma nel limite del possibile lui ci aveva dato una mano, perché è stato lui che l'anno scorso ha voluto scrivere la squadra in Serie D contro la volontà dei tifosi. Salvo poi lavarsi le mani. Michele, poi facciamo una conferenza stampa. Ma manco con lo santificiamo però. No, non so se. Perché tu ho dato questa impressione, ho detto soltanto che la settimana prossima ci dobbiamo rivedere tu per riaprire, per il bene del Nardò, per riaprire il dialogo, che comunque. Scusa, ma la disponibilità e il dialogo riaperto significa no, i manifesti dopo 30 anni stanno lì ripagliati perché io il parrocinio non ve lo do. Questo significa, almeno questo devi dire però. Io credo che anche questo sia, e mi auguro, sia stato un problema dovuto a un blackout di informazioni e dopo insieme all'amministrazione penso che sarà un problema che sarà risolto. Non, su questo d'accordo con te. Però senza, ripeto, siccome non è presente, eventualmente in futuro organizzeremo una conferenza stampa, se è disponibile. Poi la facciamo la richiesta. Anche risposta a livello informale, a venire prima decisione, prima vuol dire che è successo. Anche perché non ci scordiamo che prima lui, di quello che è successo la notte di lui era il garante dell'anno scorso, lui era il garante. Quest'anno ci No, perché quando diventano vertenze, quelle dell'anno scorso, tutti i giorni non pagano la responsabilità è pure di un sindaco, anzi è prima di un sindaco.
sì, prima ancora accade tutti gli altri. Mo, mo però andare a dire, sai, il sindaco è bravo, vuole, cioè, ma c'è garanzia, dare garanzia, io non è il primo cittadino, non lui. Io mi auguro che anche questo. O faccio il problema. Poi interesse a ma quale interesse? Se impiega a ballare, allora poi non vuoi, o fa pure una volta, se niente non ballare. Ma se non ti mettiamo a ballare, interessi non dai. Dai, ma di c'è sta no, no, da, parliamo di Mondo Calcio, dai, parliamo della società, parliamo della società di Mondo Calcio e della squadra, forza, dai. Dai. Sicuramente quello che fu Massimo che ci dovrebbe. No, ma scusa, io sto scambiando, capisco, ma la raggia la teniamo te 15 giorni di dopo, 20 giorni di dopo, tutti di Paolo, un po' tutto di Paolo è svanita per una cosa di facciata. Ma di che cosa? Molto probabilmente svanita, molto probabilmente svanita. Sai, è la responsabilità tua. E posso dare una giustificazione. E non viene allo campo, e perché non viene allo campo domenica? Così è la partita, così si è stato di sei, con quelli sei. Dai, Pagnone, Michele, qua c'è una società, a qua c'è, voi siete state, per favore, parlate di quello che è possibile, dove io posso rispondere, o noi possiamo rispondere, dai. Per favore. Ma dopo aver vissuto insieme determinate cose, io non accetto, arrivi in conferenza stampa e non si dica, allora non ti parlare Roma, non dire cose. Perché forse la rabbia di Michele. C'è l'amico del quotidiano che ha fatto la domanda e non ho potuto esimermi. Anche la rabbia di Michele proviene anche dagli anni precedenti, lo conosce. Siamo d'accordo. Però approfittiamo, visto che stiamo qua, che poi dall'altro si dice che non siamo molto loquaci, approfittiamo, dai. Poi eventualmente. Sai, una cosa la devo aggiungere perché sto da un po' più di anni. E 5 anni che noi nelle cavolate, non parlo di soldi, di chiedere soldi, di chiedere qualsiasi cosa. E il campionato di Serie D è diventato un campionato di Serie C, no? Come Valenza. Quest'anno affronteremo realtà importantissime, no? Taranto, Linese, Matera. Io li ho fatto a noi, non noi. Però diciamo, ci approcceremo diciamo, con realtà molto più grandi della nostra, almeno a livello numerico. È un'indecenza vedere lo stadio questa, perché è uno stato di furia che diciamo poi dovuto al fatto che è un po' di anni che si trascura, perché alla fine il discorso dell'erba, degli alberi da tagliare, penso che sia per un'amministrazione poi una cosa molto semplice da sistemare, non penso che ci voglia una. No, organizza l'usaggio, c'è il programma per sistemare tutto.